Benvenute al video tutorial per realizzare le Lady Bamboliamo. Ci presentiamo, io sono Sonia Enrica. della Brigata degli Artisti e oggi saremo con voi per farvi vedere come si realizzano queste bellissime bambole dal tema proprio tutto fruttato. Andiamo a vedere cosa ci occorre. Innanzitutto uno dei pannelli Lady Bamboliamo. Possiamo realizzare quattro bambole diverse perché i pannelli sono quattro. Questo nello specifico è Lady Lemon, la bambolina tutta rosa con i limoni. Poi abbiamo l'altro pannello che è Lady Cherie, la bambolina verde con le ciliegine. Poi abbiamo ancora il pannello Lady Orange, che è la bambolina gialla con le arance. E infine abbiamo Lady Berry, che è la bambolina lilla con i mirtilli. È una più bella dell'altra. Oltre al pannello ci occorre per realizzarla il macramè a scelta tra i vari colori disponibili, un'imbottitura siliconata e dei bottoncini. Bottoncini. E dei bottoncini. Io direi di aprire un pannello per le nostre amiche e fargli vedere come si compone. Apriamo Lady Berry. Lady Berry, apriamo lei. Sono tutti carinissimi e vedrete che con il tutorial sarà semplicissima da realizzare. Il pannello si presenta in questo modo: abbiamo il corpicino già stampato con gli occhietti già stampati e abbiamo anche tutte le varie parti per realizzare il vestitino. Vi basterà tagliare e andare ad assemblare i vari pezzi seguendo semplicemente il video tutorial. Io direi di cominciare e far vedere alle nostre amiche come si realizza. Andiamo a realizzare il vestito di Lady Berry. Ritagliamo dal nostro pannello la parte sopra del corpetto e l'andiamo a doppiare dritto contro dritto in questo modo. Andiamo sotto la macchina da cucire e cuciamo tutto il contorno lasciando aperta tutta la parte sotto. Andiamo a cucire. Abbiamo cucito, svoltato e stirato il nostro corpetto. Ora lo mettiamo da parte. Tagliamo dal pannello i due pezzi per realizzare la gonnellina e andiamo a fare un orlo sulle parti corte e su una delle parti lunghe di tutti e due i tessuti. Andiamo ad orlare. Abbiamo orlato i due pezzi per la gonna. Ora andiamo a sovrapporli dalla parte senza orlo e andiamo a fare un punto filza sulla parte superiore per arricciarla e portarla alla misura del corpetto. Quindi facciamo così, piccoli punti fino alla fine. Abbiamo arricciato le due gonnelline e le abbiamo portate alla misura del corpetto. Ora andiamo a mettere il corpetto dritto contro dritto in questo modo. Andiamo sotto la macchina da cucire e cuciamo la gonnellina al corpetto. Abbiamo cucito il corpetto alla gonnellina e abbiamo cucito dei bottoncini per poter chiudere il vestitino. Ora con un punto nascosto andiamo a cucire le spalle. Ci mettiamo in questo modo, uniamo le spalle, con un filo in tinta andiamo a fare una cucitura appunto nascosta, quindi passiamo sotto, andiamo dritti dall'altra parte e passiamo di nuovo sotto la cucitura. Volevo farvelo vedere da vicino, così. Tiriamo. Torniamo dall'altra parte, sotto la cucitura e tiriamo. La nostra manichetta è cucita. Ora passiamo col l'ago così. Per fissare bene il tutto, sempre all'interno dei due tessuti.
e fissiamo il filo. Cuciamo anche l'altra spalla allo stesso modo. Abbiamo ritagliato dal pannello tutti gli accessori, andiamo a piegare questa parte per realizzare i fiocchettini in questo modo e andiamo a cucire sotto la macchina da cucire i tre lati, lasciando aperto un pezzettino per poter svoltare. Questo lo andremo ad incollare con un po' di colla block in questo modo e sarà la fascettina centrale dei due fiocchetti, e queste altre tag le andiamo a doppiare dritto contro dritto in questo modo, le appoggiamo sulla spugna di spessore 5 mm e andiamo a cucire tutto il contorno lasciando aperto un pezzettino in basso per poter svoltare. Abbiamo cucito, svoltato e chiuso i punti rimasti aperti delle due tag. Ora andiamo a completarle incollando un nastrino ed un fiocchetto. Qui e anche l'altra, potete decidere se mettere il fiocchettino dalla parte con la scritta fatta a mano da oppure con la scritta per. Cucino di colla sull'angolino. E il fiocchino. E le lasciamo asciugare. Ci occupiamo ora di fare il fiocchetto. Prendiamo un pezzettino di filo. Un filo forte e andiamo a legare al centro il fiocchettino. Stringendo bene. Tagliamo il filo in eccesso e andiamo ad incollare la fascettina. La fascettina la tagliamo a metà. Andiamo ad incollare in questo modo la fascetta. La facciamo girare intorno. Tagliamo l'eccesso e incolliamo di nuovo. Realizziamo anche l'altro fiocchettino e i nostri accessori sono pronti. Andiamo a vestire la nostra Lady Berry. Prendiamo il vestitino e ci divertiamo ad indossarlo. Chiudiamo i bottoncini sul retro. Eccola qui. Abbiamo poi dei fiocchettini, potete decidere se applicarli sul vestitino, se metterli sulle scarpine oppure se metterlo tra i capelli. Io vado ad incollarlo qui sull'acconciatura. Ok, poi abbiamo la tag, la leghiamo sul nostro braccio. E ancora la tag con la scritta fatta a mano la leghiamo sulla gambina.
togliamo i fili in eccesso. La nostra Lady Berry è terminata